Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Salve a tutti e bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle attività del Consiglio regionale toscano con le riprese del nostro operatore Vittorio Rossi. Andiamo subito a vedere quelli che sono gli argomenti che abbiamo preselezionato per voi per questa nuova puntata del Consiglio. Vediamoli. Presentata in Regione Toscana l'iniziativa Toscana Spot 2021, ritorno al futuro, l'annuale concorso del Corecom per videomaker che si pone l'obiettivo di stimolare la produzione di videoclip sul tema della Toscana che vorremmo nel 2050. Il bando di concorso conferisce premi ai migliori spot video che esprimono la visione dello sviluppo della nostra regione dal punto di vista sostenibile. Si tratta di un'iniziativa per consentire, soprattutto alle nuove generazioni, di esprimere la propria visione dello sviluppo della nostra regione dal punto di vista sociale, culturale, economico e ambientale. A venire premiati saranno i 3 migliori spot audiovisivi realizzati da videomaker e autori residenti in Toscana. Contento di essere oggi qui insieme a Dentro Brogi per lanciare un'idea che ho a cuore, quella di provare a raccontare attraverso le lenti, gli occhi dei ragazzi e delle ragazze più giovani, dei 16enni, 17enni, 18enni, la Toscana del futuro, la loro Toscana, la Toscana del 2050. Bene questa iniziativa in cui i ragazzi potranno raccontare attraverso un breve video come vedranno la Toscana di domani dal punto di vista artistico, culturale, per quanto riguarda i temi legati all'ambiente, per quanto riguarda le grandi infrastrutture del nostro territorio, il rapporto tra uomo, macchina, un'iniziativa che pone i ragazzi al centro. Noi ci siamo sempre detti che questo luogo deve essere il luogo per dare voce a chi ha meno voce. I ragazzi oggi hanno bisogno di potersi esprimere e di tirar fuori tutte le loro potenzialità. Sono tante e possono davvero lavorare insieme a noi per costruire la Toscana del domani. Anche quest'anno il Corecom bandisce un premio per i giovani che vogliano presentare degli spot di un minuto che raccontino la nostra Toscana. Abbiamo parlato di gioco d'azzardo, di violenza sulle donne, di sicurezza stradale. Quest'anno lanciamo un tema che consideriamo importantissimo: come i giovani di oggi vedranno la Toscana del 2050. Noi siamo convinti che alcuni valori che abbiamo, come quelli dei diritti, del rispetto degli altri, della comunicazione democratica e corretta, si mantengano, ma molte cose cambieranno. Cambierà il modo di comunicare, cambierà il modo di viaggiare, cambierà il modo di portare le nostre merci e soprattutto vedremo una Toscana molto diversa. E allora ce lo devono raccontare con semplicità, con fantasia, perché la fantasia è la cosa più bella, più ricca assieme all'immaginazione che abbiamo, e su questo ci auguriamo che tanti giovani partecipino a questo bando. Si apre adesso, si concluderà ad ottobre. Vorremmo che tanti studenti presentassero con un telefonino, con una telecamera, con una macchina fotografica, uno spot che ce la racconti al meglio la nostra Toscana. 3 premi, 5.000, 3.000 e 2.000 euro. Un bel risultato, tanta partecipazione e tante idee per una Toscana migliore che speriamo che tutti noi ce la raccontino nel modo più bello possibile. Il Consiglio regionale approva la risoluzione sull'attività svolta nel 2020 dal Garante dei detenuti. L'atto, che è stato approvato a maggioranza, si impegna a rafforzare l'ufficio del Garante e ad assicurare la finalità rieducativa della pena e il reinserimento dei detenuti. Confronto in Consiglio sul tema delle carceri tra le forze politiche, con il problema del sovraffollamento che, grazie agli interventi precedenti, ha visto una riduzione dei detenuti da 66.000 unità nel 2010 a 59.000 nel 2019. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione sull'attività annuale del Garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Il dottor Fanfani, il nuovo garante per i detenuti della Regione Toscana, ha illustrato nella prima commissione l'attività nell'anno 2020, mettendo in luce tutta una serie di aspetti importanti
collegati al sistema carcerario detentivo della nostra regione. Lo ha fatto evidenziando come la Toscana sia nella media nazionale quanto al tema dell'affollamento degli istituti penitenziari. Ci sono alcuni istituti penitenziari sovraffollati, altri invece che sono in ipoaffollamento, però la regione toscana rientra nella media nazionale. Si è molto riflettuto anche sulle due residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le due REMS che abbiamo in Toscana, quella di Volterra e quella di Empoli, e anche di tutte quelle misure che vengono adottate anche in altri luoghi di detenzione che sono restrittive della libertà personale. Si pensi soprattutto ai servizi che operano il contenimento collegati ai TSO, i trattamenti sanitari obbligatori, o ancora le RSA o le RSD quando diventano comunque luoghi nei quali viene scontata una pena. Tutto questo ha bisogno anche di dotazioni adeguate e infatti nella relazione resa dal Garante c'è un'attenta disamina anche delle condizioni strutturali degli istituti penitenziari della Regione Toscana e anche degli altri luoghi di detenzione, come ad esempio le camere di sicurezza istituite presso le forze dell'ordine. Un rilievo particolare merita la figura del garante per i detenuti a livello comunale. C'è un invito da parte del garante regionale a far sì che tutti i comuni indichino il loro garante comunale per garantire al meglio l'operatività e il raccordo tra i livelli locali e il livello regionale. Il garante detenuti è una funzione importante che noi sosteniamo. Un'iniziativa importante è quella di tutelare coloro che sono nelle carceri. Ricordo bene un lavoro svolto negli anni precedenti quando anche da Presidente della Commissione di Sanità ho introdotto e agito per tutelare la condizione di salute e di vita di coloro che sono detenuti nelle nostre carceri con delle visite costanti ma anche con iniziative, e questo lavoro sta proseguendo e credo che sia un dovere delle istituzioni toscane essere presenti anche nelle carceri. E ricordo la questione del carcere di San Gimignano, dove siamo stati in grado fondamentalmente anche dal nostro osservatorio di incidere rispetto al ripristino delle condizioni anche di legalità all'interno delle carceri. Quello che noi abbiamo contestato alla relazione del garante per i detenuti è il continuare a voler interpretare il rapporto tra istituzioni e carcere soltanto parlando con una delle due anime che vivono e che devono convivere all'interno del carcere. Noi abbiamo chiesto al garante di impegnarsi di più sul fronte anche dei rapporti con la polizia penitenziaria, che oggi sono completamente assenti, e leggere che un garante dei detenuti operi soltanto in una direzione, non coinvolgendo entrambe le anime, che per la vita del carcere, non perché siamo a giocare una partita di calcio e ci sono due squadre differenti, ma i carceri, abbiamo visto anche quei casi di malfunzionamento che abbiamo avuto negli ultimi anni, funzionano quando le due anime, quindi quella dei detenuti e quella degli operatori di polizia penitenziaria, convivono all'interno e si aiutano anche reciprocamente nella vita del carcere. Il garante noi lo interpretiamo come una figura che vada ad avvalorare questa cooperazione e non che faccia l'avvocato difensore di una parte contro l'altra, magari percependo la parte della polizia penitenziaria quasi come fosse una controparte contro cui dover combattere una guerra quotidiana. Non è questa la figura che a noi piace, è per questo che ad oggi non siamo ancora convinti dell'operato del garante Fanfani. Il gruppo Lega ha votato contro l'atto relativo alla relazione del garante dei detenuti per una ragione molto semplice, perché vi è troppo ideologismo che influenza le considerazioni della relazione, come se fosse sempre da attribuire a un contesto sociale la responsabilità penale, la quale invece è, come ho avuto modo di dire in aula, individuale. Il male c'è chi lo commette e innanzitutto occorre assicurare alla giustizia e fare scontare la propria pena a chi ha sbagliato. Indubbiamente vi è l'aspetto di reinserimento, ma non è il solo. Ho sostenuto con forza in aula la concezione retributiva della pena. Chi sbaglia paga, altrimenti ci ritroviamo in brusca in libertà, e questo l'opinione pubblica non lo può ammettere. Occorre che vi sia veramente una pena per chi sbaglia adeguata.
Legalità, approvata legge che rafforza l'osservatorio regionale. Si tratta di una proposta di legge presentata dal Partito Democratico ed approvata all'unanimità dal Consiglio, che accoglie anche alcuni emendamenti e proposte dell'opposizione. Istituito con la legge regionale 42 del 2015, l'osservatorio nasce con lo scopo di raccogliere informazioni sul progredire dell'eventuale presenza, anche sotto forma di infiltrazioni, delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata. Dopo un lungo dibattito e l'intervento di tutte le forze politiche in aula, anche in merito ai fatti avvenuti nei mesi scorsi nel distretto del Cuoio in Toscana, nella nuova legge sono state inserite anche alcune osservazioni proposte dalle forze di opposizione, che estendono i compiti dell'osservatorio anche all'analisi delle cause principali dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio della Toscana. L'osservatorio avrà anche il compito di elaborare delle linee guida e buone pratiche per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata da condividere con la Regione e gli altri enti locali. Il Consiglio regionale ha all'unanimità approvato le modifiche alla legge istitutiva dell'Osservatorio regionale e della legalità, una misura importantissima che vuole rendere operativo un organo, l'Osservatorio, che ha la funzione di raccogliere informazioni circa tutte le forme di criminalità organizzata di stampo mafioso che possano eventualmente penetrare nel territorio toscano, ma un osservatorio anche che ha come obiettivo quello della diffusione della cultura della legalità. Con la nuova legge si sono andate a puntualizzare le funzioni dell'osservatorio, si sono andati a indicare più compiutamente coloro che devono entrare a far parte di questo osservatorio, garantendo che l'osservatorio possa essere operativo anche con la sola presenza dei soggetti individuati dagli enti pubblici. E soprattutto si è resa operativa e visibile l'azione dell'osservatorio attraverso l'indizione di una conferenza annuale organizzata con il Consiglio regionale per discutere dell'attività svolta dall'osservatorio. Un momento di confronto e di dibattito aperto al pubblico. Uno strumento importante a servizio della Toscana, che integra le funzioni istituzionali con quelle delle amministrazioni comunali, con quelle delle forze dell'ordine, al quale abbiamo chiesto di fare parte di questo organismo, oltre che le associazioni che lottano nel territorio contro le mafie. Quindi è un luogo comune di lavoro dove si condivideranno politiche, dove si faranno azioni congiunte, e credo che sia un baluardo importante delle istituzioni al cospetto della criminalità organizzata e delle mafie. Ci fa piacere che dopo due mesi circa, da quando il Partito Democratico bocciò la proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione permanente antimafia, si sia rimesso mano alla legge che regolamenta l'Osservatorio per la legalità. Due mesi e mezzo fa ci sentimmo dire in aula che non dovevamo toccare niente, perché la maniera in cui la Regione Toscana affrontava il tema della legalità era perfetto, salvo 24 ore dopo assistere all'inizio dell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, l'arresto di 23 persone, il sequestro di 22.000 euro di capitali legati all''Ndrangheta. Allora forse evidentemente si sono accorti che non stavano facendo tutto, e ben venga questa revisione dell'osservatorio. Adesso però che venga fatto funzionare e che venga reso attivo nel più breve tempo possibile. La Lega, il gruppo consiliare, ha dimostrato ancora una volta la coerenza di mettere avanti gli interessi, dei cittadini. Non è stato piacevole vedere questa forzatura fatta dalla maggioranza di arrivare a un nuovo atto di modifica di un osservatorio della legalità che sarebbe quanto mai importante, ma che in realtà non ha mai funzionato, non condividendo fin dall'inizio con l'opposizione riforma. Noi però abbiamo votato a favore, perché saremo sempre a favore di tutte quelle iniziative, di quei provvedimenti che consentono di operare efficacemente nella lotta contro la criminalità organizzata. Bene, anche per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo della consueta attenzione che dedicate alla nostra rubrica e vi diamo appuntamento alla prossima occasione con le attività del Consiglio regionale della Toscana. Grazie e arrivederci.
Regione Toscana, il Consiglio regionale.